La vita è un combattimento. Se non è un combattimento, ci si arrende. Se ci si arrende, si muore. Devo continuare. C'è ancora tanta strada da fare. La notte sta arrivando, la corrente è forte. L'avversario ad alta voce ruggisce contro di me. Città del Vaticano, 24 giugno 1917. La guerra è imperversa in tutto il mondo e non c'è pace neanche a Roma. Ho visto dei manifestanti prendere in giro la Chiesa. È incredibile! Come possono gli oppositori della fede essere così aggressivi, organizzati ed entusiasti? E quanto è triste vedere noi, cristiani, essere così indifferenti e divisi. Perché dovrei andare controcorrente? Qual è il mio posto, comunque? Non è meglio fermarmi un momento? Devo solo restare a guardare. Piangere e lamentarci. Solo questo possiamo fare. No. Ognuno di noi ha il dovere di resistere. Questa corrente conduce tante anime alla perdizione. Dobbiamo fare qualcosa. 16 ottobre 1917. Insieme a sei frati minori abbiamo fondato la Milizia dell'Immacolata. Lo scopo di questo movimento sarà semplice: conquistare tutto il mondo e tutte le anime a Cristo per mezzo dell'Immacolata. Il movimento entusiasmerà tanta gente per diventare santi nella vita quotidiana, per diventare uno strumento nelle mani dell'Immacolata, cavalieri della sua milizia. 20 ottobre 1922. Grodno, Polonia. Il ministro generale mi ha permesso di fondare la rivista della Milizia dell'Immacolata. Malgrado la mia malattia, lavoro fino a tardi la notte. Il dottore mi ha detto che non vivrò a lungo. Però questo è tutto ciò che posso fare. Non possiamo fermarci. Offro tutto a te, Maria. 6 ottobre 1927. Niepo Kalanu. Sono passati 8 anni da quando sono tornato in Polonia. Oggi è una grande giornata. Con i frati abbiamo benedetto la statua dell'Immacolata. Su questo fondamento costruiremo una città da dove le nostre pubblicazioni si diffonderanno in tutto il mondo. 17 febbraio 1941. Abbiamo spedito più di 1 milione di copie della rivista della Milizia dell'Immacolata ogni mese. La stazione radio trasmette programmi da ben 3 anni. Ci sono più di 700 frati che vivono nella nostra comunità e la Milizia dell'Immacolata ha più di 500.000 di membri. Però è chiaro che i nazisti stanno arrivando. Presto o tardi verranno e distruggeranno tutto questo. I frati sono preoccupati, ma io dico loro di non avere paura. L'Immacolata ci ha donato tutto e lei si riprenderà tutto. Lei sa benissimo che cosa ci accadrà. Noi siamo solamente strumenti nelle sue mani. Se mi lascerò trascinare dalla corrente sarà la mia fine. No, io non mi arrenderò, non cederò. Quale scelta devo fare? Cos'è che mi sostiene? Qual è la mia forza? Gli eletti vanno alla morte. Gesù, sommo sacerdote, la tua vita non ti è stata tolta, ma tu l'hai offerta di tua propria volontà. Tu ci dici: fate questo in memoria di me.
Oh Maria, concepita senza peccato, prega per noi e a te ricorriamo. La vita è un combattimento. Se non è un combattimento, ci si arrende. Se ci si arrende, è la fine. Ma in questo combattimento, l'unica vittoria è la resa. Arrendersi a te, Gesù. Unica vera vita è la morte. Io sono vivo quando muoio a me stesso ogni giorno e non sono triste. Quando muoio al peccato, alla lussuria, alla pigrizia e mi dono totalmente a te. Quando non aspetto che il mondo cambi, ma comincio da me stesso. Quando il mio combattimento non è solo mio e non sono da solo, ma sono con te. La milizia dell'Immacolata continua a vivere tutt'oggi. Anche tu confida in Maria e per mezzo della sua intercessione combatti la buona battaglia.